notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. La canzone dello scandalo, del peccato, Blanco e la sua Isola delle Rose. Ecco, nessun calcio alle rose, almeno qui su GRP, la radio del Piemonte, ma anzi, pensiamo già a chi regalarle ste rose, anche perché è vero che siamo nella settimana santa di Sanremo, ma è anche vero che San Valentino è alle porte. Allora, di San Valentino parliamo con Valentina di Alexala. Ben ritrovata, ciao! Ciao Francesca, ciao a tutti quelli. Proprio di rose io volevo parlarti oggi, guarda. Vedi che ti abbiamo messo anche la colonna sonora adatta. Esatto, solo che noi nell'Alessandrino, a differenza di Blanco, le rose le incorniciamo, le trattiamo con grande rispetto. E ti racconto questo fatto bellissimo. A Cognolo, che è un paesino, uno dei borghi più belli d'Italia, veramente un paesino meraviglioso, in cima a questo belvedere che ha, dove si vede un panorama meraviglioso, c'è una vetrinetta che contiene due piccole rose con scritto da aprire soltanto in caso di amore vero. Oh, una vetrinetta d'emergenza. Ma siamo in un cartone della Disney, dimmi. Esatto. La verità, oh mio Dio. Abbiamo questa cosa stupenda e per San Valentino ovviamente la celebriamo. Cosa succede? Che domenica alle 13.30 dalla piazza principale di Cognolo parte questo trekking che è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. Si fa un bel giro del paese, una bella camminata assolutamente facile, però insomma, si sta in giro tutto il pomeriggio e si arriva fin su al belvedere. Ci si abbraccia, ci si bacia davanti a queste rose, se si va in coppia, se si va da single magari è l'occasione per conoscere, esatto, per abbracciare quello che è accanto, che male non fa, insomma, ecco. Poi si torna e si mangia tutti insieme, quindi è una cosa insomma super carina per festeggiare San Valentino. Ma è molto bella, anzi, tra l'altro Cognolo è anche la città dei fiori, il paese dei fiori, no? Bravissima, il paese dei fiori, un po' come Sanremo, è la nostra piccola Sanremo. Ma che bello! Proprio per questo hanno voluto insomma celebrare i fiori. Come faccio per iscrivermi? Devo iscrivermi, devo prenotare, come funziona? Vai sul sito di Alexala, ci sono tutte le iscrizioni, la camminata, la partecipazione costa 14 euro e ci si può iscrivere telefonando o mandando una mail. Ma che bello, tra l'altro le temperature dovrebbero anche alzarsi leggermente, quindi che noi vi serviamo tutto, vedi? Vale, io ti ringrazio tantissimo per questa dritta bellissima che ci hai regalato a Cognolo nell'Alessandrino. Ma io ringrazio voi e buon San Valentino a tutti. Ci sentiamo giovedì prossimo, ciao. Un bacio, ciao ciao. GRP.